macchie, confondo tinta, bello coprente, perché per questa occasione voglio una pelle quasi perfetta. Scelgo il fondotinta Pro Longwear di MAC. In questo caso io ho due colorazioni, quindi metto per la maggior parte quella più chiara e poi un pizzichino di quella più scura. Lascio la base in standby e continuo con gli occhi. Come base per l'ombretto uso questo fondotinta perché comunque è veramente molto buono e fa durare anche gli ombretti a lungo perché è un fondotinta a lunghissima durata. Inizio a creare una sfumatura con questo bellissimo color rosato che è il numero 311 di Inglot. Sto usando il pennello 227 di Zoeva per creare questa sfumatura, che è un facsimile del 217 di MAC, che è uno dei più famosi. Poi prendo l'ombretto 341 di MAC e continuo con la sfumatura. Prendo Juicy della Palette Different di Mulac e con il pennellino 231 di Zoeva vado ad definire la piega dell'occhio. Sempre di Mulac prendo questo rosato Couture e lo applico verso la palpebra interna. Poi prendo il Vanilla di MAC e lo applico proprio nel punto luce. Per dare un tocco di luminosità prendo Star Violet della MAC e lo applico leggermente quasi al centro della palpebra. A questo punto potete decidere se finire con l'eyeliner, mascara e in caso ciglia finte per un look più naturale oppure continuare con un tocco un po' pazzerello e io prendo il Glitter Bomb della Pupa che è un ombretto super glitterato, infatti questo si chiama ombretto glitter estremo, è la colorazione numero 008 e guardate che bello che è. Lo applico quindi leggermente sulla palpebra mobile. Non metto una base perché per evitare di farlo diventare troppo da discoteca, diciamo così. Voglio che comunque si intraveda, sia trasparente, quindi si intraveda il gioco di ombre e colori che ho fatto sotto e di sfumature. Ecco qui, non so se rende dal video, però dal vivo è stupendo perché dà giusto quel tocco di luminosità allo sguardo. Per renderlo un po' diverso dal solito per un'occasione speciale. Sotto la palpebra fissa applico Foxy della Naked 2 palette di Urban Decay.
Poi sistemo le sopracciglia, le definisco con la matita numero 003 di Pupa, la High Definition Eyebrow Pencil, e questa è la numero 003. Prima le pettino e poi do un po' di definizione. A me non piacciono gli effetti sopracciglia finte, diciamo così, quindi cerco sempre comunque di mantenerle naturali quando faccio il make-up. Le fisso sempre con l'Eyebrow Plumping Gel di Boop. Continuo con gli occhi perché voglio scurire con il nero opaco un pochino l'occhio, la palpebra, per dare un po' di dimensione. Quindi applico leggermente un po' di nero nella parte esterna e poi con un pennellino a penna sfumo leggermente, sempre stando in questa zona, eh. Anzi, con un pennellino quadrangolare faccio una sottile linea di eyeliner sempre con l'ombretto e poi la sfumo. Vedete come cambia subito l'occhio? In questo modo lo sguardo diviene più profondo, più intenso, però rimane quel tocco di trucco romantico perché comunque è molto sfumato. Poi se vogliamo possiamo decidere di mettere anche una linea sottile di eyeliner, questo è il mio preferito, l'Ink Eyeliner di NYX. Comunque ricordiamoci che stiamo realizzando un trucco romantico per San Valentino, quindi vogliamo un effetto romantico ed evitiamo una linea troppo strong di eyeliner, altrimenti non avremo più quell'effetto, secondo me, romantico. Poi piego le ciglia. Questo è il piegaciglia di Mulac ed è, secondo me, fantastico, ne ho provati altri in passato, non mi sono piaciuti, questo piega veramente le ciglia, finalmente, anche perché io ho le ciglia molto molto dritte, avendo i capelli liscissimi. Abbondo quindi col mascara, metto il Gentleman Mascara di Mulac, che l'ho comprato insieme alle ciglia finte, e alle ciglia finte, al piegaciglia, e lo applico in quantità, soprattutto nella parte esterna, in modo da avere proprio l'effetto sguardo felino. Anche questo devo dire che mi piace perché incurva anche questo un po' le ciglia. L'effetto è un po' sì grumettoso, però in realtà è bello denso, bello volumizzante. Potete decidere di mettere le ciglia finte, io ve lo consiglio perché sono fantastiche. Io evito perché ho appena avuto, volevo metterle, ma ho appena avuto una reazione allergica ad un contorno occhi della Roche-Posay, ad un campioncino, che ho avuto la splendida idea di metterlo prima del video e sono diventata tutta rossa. Se mi seguite su Instagram mi trovate come Rossi Makeup, l'avrete visto. Quindi evitiamo colle per ciglia finte perché già non le tollero nemmeno quelle molto bene e andiamo avanti col trucco. Allora, finisco la parte degli occhi e vado a coprire le occhiaie, uso il cancelletta di Maybelline. E sfumo con la Beauty Blender che ormai ha fatto
diciamo, il suo lavoro, i suoi mesetti se li è fatti, e mi sa che è il momento di cambiarla, perché è un po' rovinata. Anzi, se avete qualche alternativa alle Beauty Blender, magari un pochino più economica, scrivetemela nei commenti, perché questa è buona come spugnetta, però è veramente costosa, perché comunque le spugnette si usano e si consumano. Quindi, se c'è qualche dupe che comunque ha lo stesso effetto e volete consigliarmi, scrivetemelo pure nei commenti. Poi prendo il Prep and Prime di MAC, che è un illuminante barra correttore. E lo metto un po' nell'arco di Cupido, sul mento, perché il mio è un mento, diciamo, di quelli che si nasconde, chiamiamoli così, un pochino sotto l'arcata sopraccigliare. Sul naso e in mezzo alla fronte. A questo punto fisso il tutto con una cipria, la mia solita preferita di Elf, che finché non finirà del tutto la userò. Nella zona delle occhiaie uso il correttore, è il correttore questo? Sì, il correttore minerale della Neve Cosmetics, per fissare il correttore in liquido, è giallo e quindi va a contrastare l'occhiaia, oltre che a fissarlo. Si dovrebbe usare da solo, ma io preferisco usarlo come fissante, come se fosse quasi una cipria. Con una matita color marrone, questa è della MAC Teddy, vado a delineare leggermente il contorno occhi proprio esterno, nella parte inferiore dell'occhio. Sporco un po' le ciglia. Questa è una matita marroncina, quindi anche in questo caso, invece di usare quella nera che magari è troppo drammatica, troppo effetto strong, uso qualcosa di marrone sfumato, comunque dà un bel effetto all'occhio, però mantiene anche qui il lato romantico di questo make up. E metto un tocco di illuminante, questo mannaggia lo devo ricomprare perché era il mio preferito, era di Inglot e non so nemmeno quale sia il numero. Lo metto un po' qua perché niente, non posso stare senza un tocco di illuminante, anche se in realtà forse stava anche meglio senza. Però, bene, a questo punto vado con la mia palette Contouring e Strobing di Pupa e faccio il contouring. In realtà scaldo un pochino l'incarnato. Blush, prima applico Pinch o Peach di MAC, poi applico l'illuminante di Inglot e poi passiamo alle labbra. Le labbra potete decidere di lasciarle naturali o applicare un rossetto, però di quelli no transfer, cioè che non si appiccicano se baciate qualcun altro, è San Valentino, quindi vi consiglio, se volete un rossetto, di usare questi. Questo è di Sephora e si chiama Crepe Lip Stain ed è ottimo perché non trasferisce, però c'è anche di Mulac, per esempio, ne ho altri di quella marca che hanno lo stesso effetto ed è fantastico perché sapete che in genere i fidanzati odiano avere rossetto ovunque. Beh, anche questo non è male. Potete decidere di usare un rossetto di questo tipo. Questa è la matita pastello di Neve Cosmetics e la Orchidea. Che non è male per niente, secondo me.
Oppure proviamo a usare questo, usare a osare con questo più strong. Eccolo qui, come vi sembra? Preferivate questo o l'altro? E a questo punto non vi resta che sistemare i capelli e siete pronte per uscire. Potete fare delle morbide onde con per esempio questo ferro grosso qui della Irresistible Me, questo è della Irresistible Me Sapphire, però ce ne sono anche di tante altre marche. E niente, fatemi sapere quale delle due opzioni preferite, se questa con il rossetto viola o quella con la matita rosata. E ci vediamo al prossimo video, buon San Valentino a tutte, ciao!